Ciao amici, buongiorno a tutti e ben ritrovati anche questo lunedì. Iniziamo bene la settimana insieme, dai. È una settimana importante perché domenica sarà Pasqua e voglio dire subito due parole su questo argomento. Già sapete cosa sto per dire? Penso di sì. Il mio personale regime alimentare è vegano, ma comunque, come naturopata, non consiglio a tutti di diventare vegani. È una scelta legata alla salute, all'etica e alla consapevolezza di ogni persona e siamo tutti diversi. Nessuno è migliore di un altro. Bisogna vivere nel rispetto e nel sostegno reciproco, anche con idee diverse. Detto ciò, è innegabile che ridurre il consumo di carne ha un impatto positivo sulla salute della persona e dell'ambiente. Ci sono dei momenti dell'anno in cui si potrebbe portare di più l'attenzione su questo fatto e dedicarsi un giorno di dieta vegetariana. E allora ecco il mio esercizio per questa settimana. È una proposta. Il venerdì prima di Pasqua propongo di stare un giorno senza carne. Un giorno senza carne per tutti. Fate i vegetariani, così rispettate anche la tradizione, la salute e il pianeta. Va bene? Sì, dai, va bene. Ci avevo già quasi pensato. Certo, perché anche tu sei quasi vegetariana, vero? Quanto a Pasqua, cosa dire sull'agnello? Ecco, adesso mi devi proprio spiegare perché l'agnello no e magari il maiale e il vitello sì. Solo perché l'agnello è piccolo, bianco, morbido, tutto un peluche e gli altri animali no? Mi sembra un po' un'ipocrisia. Anche a me sembra ipocrisia. La vita degli animali è la vita degli animali, belli o brutti che siano. Però, visto che gli agnelli inteneriscono tanto, almeno portano l'attenzione e fanno riflettere sull'argomento. So che molti hanno già deciso di fare una Pasqua senza agnello e io personalmente lo apprezzo molto. Per i video della settimana, mercoledì, siccome ci tengo tantissimo che arriviamo tutti alla Pasqua con bei pensieri positivi, farò un video sul pensiero positivo che fa sempre bene, fa vivere meglio noi e chi ci sta intorno. E domenica, per il video di salute naturale, visto che caldeggio una giornata di Pasqua vegetariana, una giornata vegetariana, farò un video su come dimagrire e sgonfiarsi con la dieta vegetariana. Non perdetelo, mi raccomando. In più, chi vuole curiosare tra le stelle e i pianeti per il non solito oroscopo di aprile, troverà il video con l'oroscopo di tutti i segni nel mio nuovo canale dedicato all'astrologia. Il link è nell'info box qui sotto. Bene, anche oggi è arrivato il momento dei mi piace. Siate generosi, fanno crescere il mio canale. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E poi condividete, iscrivetevi al canale con il classico click e attivate le notifiche. Noi ci vediamo presto qui sul canale, naturalmente. Buona settimana a tutti, ciao! Petaloso! Bello, 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 bello. Ciao!